È su tutti i giornali la pubblicazione dei redditi dei ministri, stiamo vedendo e analizzando le ricchezze di chi ci governa e vediamo tutti i giorni che si cerca di fare opera di trasparenza per quella che è definita una svolta nell'intendere la politica e nel gestirla anche economicamente, ma poi ci accorgiamo che ci sono delle cose che sono incoerenti per rapporto a tutto ciò. Oggi per le stesse dimostrerà l'onorevole Francesco Barbato. Adesso lui ci racconterà il perché. Barbato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, è un parlamentare, un onorevole dell'Italia dei Valori, conosciuto a tutti, ci fa sapere cose che ignoravamo, però le racconti lei perché vogliamo darle voce in merito alla sua protesta. Beh, in questo mio lavoro che sto facendo da deputato, e quindi già mi permetta di correggerla, non sono un onorevole perché la Carta Costituzionale prevede la Camera dei Deputati e non la Camera degli Onorevoli. Ha fatto bene a correggermi e ne terrò conto per il futuro. Giusto per cominciare bene. Certamente. E allora, in questo mio lavoro in Parlamento non solo cerco di impegnarmi, o meglio, di rendere per la buona retribuzione che mi viene offerta, e quindi facendo proposte di legge, facendo attività legislativa, lavorando in commissione, insomma cercando di stare sul pezzo per dare ai cittadini le risposte che aspettano dalla politica e che purtroppo oggi non sempre hanno, ed è la ragione per la quale c'è questa grande sfiducia rispetto alla politica. C'è anche repulsa, più per sfiducia c'è repulsa, proprio quello che è il termometro degli italiani. Ragione, perché noi abbiamo un Parlamento ed un governo che vedere se guadagnano poco o molto. Il problema è che non c'è una controprestazione rispetto a quello che guadagnano, perché non producono anche, sì, e sono inutili. Allora, per quale ragione gli italiani dovrebbero pagare per questi politici che non danno risposte alle loro istanze? E oggi il paese, per questa crisi internazionale che c'è, avrebbe bisogno di una politica più forte, di risposte più forti, di un governo più incisivo, piuttosto che far pesare sulle spalle degli italiani questa situazione. Ebbene, tornando alla situazione di cui parlavamo, sì. Bene, io ho visto l'operazione, chiamiamola propaganda, del governo, dove ha pubblicizzato il reddito dei suoi componenti. Mm-hmm. È propaganda perché mentre vedo questa attività, che poi parliamoci chiaro, è propaganda perché non vi è in parallelo un'attività che riesca ad incidere su quelli che sono oggi gli sprechi, i costi della politica, pubblica amministrazione e riflesso della politica. Sì. Perché guardi, c'è una casta ancora più grossa. Uh-huh. Perché vede, un parlamentare alla fine costa 140-150 mila euro l'anno. Sì. E invece ci sono i grandi boiardi di Stato, i grandi burocrati che marciano a cifre incredibili, ma è ancora più incredibile se si pensa che questi burocrati sono annidati qui a Palazzo Chigi, e a Palazzo Chigi ci sono dei burocrati di Stato che ci hanno messo proprio le radici. C'è gente che sta qui da 30, da 40 anni, sì, e che con qualsiasi governo cambi, loro continuano sempre lì, ma ad avere funzioni dirigenziali, funzioni apicali, parliamo di consiglieri, che è il livello più alto di un dipendente della pubblica amministrazione. Sì. Ebbene, malgrado abbiano avuto questa aurea attività presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
e malgrado la veneranda età, ad esempio, diciamo malgrado anche la pensione che già percepiscono. Esattamente, sì. E qui volevo arrivare, malgrado la pensione d'oro, aggiungiamoci però la pensione d'oro che già percepiscono, la liquidazione d'oro che hanno già percepito, ebbene continuano ad essere impiegati ed inseriti in queste funzioni dirigenziali con degli incarichi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con degli incarichi di consulenza esterna, è come se fossero dei consulenti presi dall'esterno, per cui vanno a cumulare le pensioni, le liquidazioni che hanno avuto con questo nuovo incarico per svolgere questa attività nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E quasi, ma la cosa grave, sai qual è? Che questi pensionati, parliamo di soggetti settuagenari, cioè ultrasettantenni, questi soggetti svolgono funzioni da dirigenti di prima classe. E presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggi, c'è la disponibilità di 80 consiglieri, cioè ci sono 80 profili che rivestono diciamo queste caratteristiche. Allora, per quale ragione il Presidente del Consiglio Monti oggi, o Berlusconi prima, o Prodi ancora prima, non se ne sono fatti carico? Non si avvalgono delle risorse disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè utilizzando dei dipendenti della pubblica amministrazione, e invece si rivolgono a pensionati per affidare loro questo ulteriore incarico e quindi spendere, anzi dico sperperare, risorse importanti, perché per ognuno di loro, penso ad esempio al coordinatore del cerimoniale della Camera, beh, per questa attività, per questa consulenza, altri 200.000 euro. Penso ad esempio, ma ve ne siete accorti ad esempio che la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia continua? Era l'anno scorso, no? Certamente. Era nel 2011. Certo. E invece c'è ancora oggi una struttura presso la Presidenza del Consiglio, guidata da un altro pensionato d'oro, con una consulenza, con naturalmente auto blu, autista, scorte che sono fatte da carabinieri e poliziotti, piuttosto che inviare i carabinieri e i poliziotti a contrastare le mafie e la criminalità organizzata, li teniamo per andare a prendere a casa questi pensionati d'oro e fare svolgere, ecco, l'attività per la celebrazione dei 150 anni della Repubblica. Beh, non se ne sono accorti che era l'anno scorso, che sono passati 3 mesi. Allora, perché fare questi regali? Ma non finisce lì, perché oltre ai dirigenti di prima fascia ci sono anche i dirigenti di seconda fascia. Se non erro, infatti è il lavoro che sto preparando, con il quale andrò tra poco davanti Palazzo Chigi per fare, ecco, una interrogazione urgente al Presidente Monti, e voglio fargliela così dalla piazza, e voglio fargliela a mezzo stampa, cioè in modo che diamo informazione di come stanno le cose, soprattutto diciamo che cosa non si dovrebbe più fare, e vediamo se il Presidente del Consiglio Monti voglia tenere ancora questa allegra armata lì, che viene pagata dagli italiani, che ha questi regali dalla Presidenza del Consiglio, mentre poi agli italiani e ai pensionati sono stati chiesti tanti sacrifici. Infatti. E allora ci sono i dirigenti di seconda fascia, 140 circa, e malgrado ci siano queste risorse a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché questi sono dipendenti della pubblica amministrazione, ebbene anche in questo caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
da degli incarichi di consulenze esterne, sì, quindi esterni alla pubblica amministrazione, a persone che non hanno mai fatto un concorso, che non sono mai stati assunti né alla presidenza del Consiglio dei Ministri né presso altre amministrazioni pubbliche e poi eventualmente distaccati alla presidenza del Consiglio. Ecco, così come ce le descrive e come naturalmente abbiamo imparato a conoscerle stamattina dal giornale che le riporta, Il Fatto Quotidiano, sembrerebbero, Barbato, delle vere e proprie prebende, sembrerebbero delle vere e proprie regalie. No, non sono regalie, questa è l'organizzazione dei partiti che sostengono l'attuale governo Monti, è giusto per dare nome e cognome perché a noi c'è sempre parlare in modo diretto. Allora, dall'UDC al PDL al PD, questi sono uomini che durante la lunga attività politica e di governo sono stati infilati, intruppati, ecco, nei palazzi da parte, diciamo, di questa politica e da parte di questi partiti. E allora è fin troppo evidente che oggi questi partiti, che si nascondono dietro la maschera di Monti, un galantuomo, una persona per bene, però dietro il quale resta tutto invariato, resta tutto come prima. Allora, i privilegi, gli sprechi del palazzo e dei partiti e della politica stanno ancora tutti lì. Ed è la ragione per la quale ritengo doveroso da parte mia e di Italia e Valori contrastare queste patologie, perché questo è il vero cancro che ha l'Italia e la politica italiana, che dobbiamo estirpare, perché guardi, basta semplicemente fare un'operazione, cioè dare un calcio nel sedere a tutti questi, io li chiamo abusivi, che stanno nella pubblica amministrazione, perché quando si arriva nella pubblica amministrazione senza concorsi, senza merito, senza competenze, ma solo perché sei amico del deputato o del ministro o della politica, ebbene, così non funziona, per cui questi esterni che stanno lì, questi abusivi, diciamo io, presso presidenza del Consiglio, basterebbe un tratto di penna, un calcio nel sedere e cacciarli fuori. E guardi, si è fatta una riforma che stanno tanto sbandierando in questi giorni i tre partiti, UDC, PDL e PD, ovvero la riduzione del numero dei parlamentari. Guardi, anziché fare una riforma, se il presidente Monti mettesse alla porta di Palazzo Chigi tutti questi parrucconi, avremmo già risolto parecchio probabilmente la riduzione, si risparmierebbe con la riduzione del numero dei parlamentari. Allora, ecco perché se si vuol fare le cose in modo serio, come vogliamo fare noi dell'Italia dei Valori, e tagliare gli sprechi della politica, indichiamo come fare. Per evitare che siano sempre gli italiani a dover pagare. Va bene, noi abbiamo ritenuto un dovere darle voce, perché la risposta che le darà Monti, suo tramite, la darà agli italiani, che chiedono esattamente quello che lei sta chiedendo stamattina a nome praticamente del paese. Sì, ma soprattutto bisogna, secondo me, eliminare, ricordo una volta c'era il CAF, Craxi, Andreotti, Forlani, come no, evitiamo adesso invece questo, c'era pure il camper, mi ricordo anche il camper, Invece oggi c'è il CAB dietro Monti, cioè ci sta ancora Casini, ci sta Alfano e Bersani, cioè io spero tanto che il CAB non abbia sostituito in tutto il CAF di Craxi, Andreotti e Forlani. Va bene, buon lavoro Barbato e grazie a lei, grazie al deputato Francesco Barbato dell'Italia dei Valori.